Oggi è una giornata molto importante perché le squadre e le società hanno approvato all'unanimità la modifica dello statuto e anche il bando con l'invito a offrire, e quindi per la prima volta dalla legge Melandri le squadre hanno riconosciuto l'importanza di centralizzare la commercializzazione dell'archivio corrente. Un primo passo che porta la Lega Serie A allineandola anche alle altre leghe europee, e il fatto di aver preso questa decisione all'unanimità è un dato anche molto importante, e che quindi poi consentirà di pubblicare il bando con anche questo pacchetto riferito all'archivio corrente con la centralizzazione. Direi per certi versi una giornata epocale per quello che è la storia della commercializzazione dei diritti audiovisivi, perché per la prima volta il fatto poi che sia avvenuta all'unanimità rappresenta il tentativo, ma anche oltre il tentativo, la consapevolezza della necessità di cambiare e di rafforzare anche il ruolo della Lega come organizzatore della competizione. Stasera c'è il derby milanese, sì. So che non è chiaramente l'ordine del giorno, però due parole per una partita così importante, credo che... No, è una partita importante perché ha riportato il calcio italiano ai vertici d'Europa, e quindi c'è stato grande spettacolo 6 giorni fa, e quindi speriamo che ci sia uno spettacolo altrettanto bello in campo come quello che abbiamo visto. Ci sarà grande spettacolo per una settimana, a Roma. Sì, per la Coppa Italia sicuramente, e anche perché è un'occasione molto importante per la Lega. Tra l'altro, come sapete, avremo anche l'assemblea di Lega al Salone d'Onore del CONI, e tra l'altro passeranno a salutarci sia il presidente Malagò, sia il presidente Gravina, sia il ministro Abodi. Quindi è un'occasione anche di, diciamo, conferma poi della cooperazione che dovrà portare verso riforme importanti del calcio italiano.